Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Ed ecco a voi una caglia del cavolo che muore! No! Ma no! L'ho sbagliata! Una miniera! Una strega con una miniera? Andiamo una miniera di streghe, che ne dici? Andiamo a farmare streghe? Andiamo a farmare cibo prima! Prima cibo, ok, vai! Io vado a vedere se la miniera è sicura, anche perché ci avete consigliato quali sono le migliori cose da prendere! Tipo una strega sul ginocchio! Maledetta strega! Maledetta strega! Muori, strega schifosa, accidenti a te, non mi lanciare le tue pozioni, maledette! Maledette streghe! Tra tutti gli oggetti che posso lasciare! Di bello, una reale. Strega ti lascia uno stuzzicadenti! Tirchia! Mamma mia! Tirchia! C'è Batman che dorme! C'è Batman poverino, che dorme! Ammazzalo! Dormire. No! Non è mo... Aia! Il protettore dei Batman c'è qua! Maledetto puzzone! No, no, siete tanti! Siete tanti! No, no, no! Ammazza Batman! No, quanti! Mezzo cuore! Mezzo no, cuore! No, no, non cominciamo con mezzo cuore! Mezzo cuore, tetto ragno, tetto ragno, tetto ragno! No, 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 via, via, via! Non è il momento, ragno, ragno, ragno! Come sono persa io, eh! Come ti sei persa? No! Ragno, l'hai detto! Ti odio! Okay. Bravissimo! Sono ancora vivo! E io come ritorno adesso? Come ritorni? Ero andata a caccia di mucche, ma mi sono... Prendi le mucche! Mangiati le mucche! Sbrigati! Prendi... un cuore! E Batman, tu no! Io ho un cuore Batman zero, vittoria! Povero Batman! Maledetto scheletro! Abbiamo il ferro che assolutamente ci serve. Dentro lo zombino! Salvami tu dallo zombino che c'è una miniera di ferro! Sì. Quanto ferro, fantastico! Anche qua c'è il ferro. Bene, pigliamo tutto il ferro possibile no, e poi cerchiamo. Non posso fare niente. Come non è? Hai piccolo. Che schifo! Che vergognati! Ma che vergognati! Senti, il letto c'è per uno solo di noi due. Il letto c'è per. Che cosa c'è? Io non ho bisogno della lana. E vabbè, facciamo così. Io dormo con i piedi fuori e tu solo con la testa dentro. Che ne dici? Mi sono incastrato qui sotto 2 ore per uscire. No, vieni! No! Dai, ho detto ogni tanto devo sfruttare anch'io il TP per fare prima. Possì, vai via, vai. Ma che stai morendo di fame? Ma che mi stai morendo di fame? Fammi qua c'è qualcosa. Oh, abbiamo fatto 8 obiettivi in 25 minuti. Dai, possiamo farci, cioè, dobbiamo semplicemente la fornace e il carbone. Ma che qui dentro vuoi stare? Dici che troveremo qualcosa di buono? Speriamo. Sì, è buono, sembra buono, guarda. Ecco che cosa vorrei nell'uovo di Pasqua. Aia! Maledetto Batman, ciao. Quanti Batman che pucci. Cos'è? Che bella festa che c'è qui dentro. Come si vive meglio con la night vision? Capiamoci. Sì, io d'ora in poi in tutti i video metterò fissa la night vision. È meglio, scusate, per un video averla è tutto un altro mondo. Aiuto, aiuto. Che ne dite se d'ora in poi in tutti i video lascio sempre la night vision attiva, tranne nelle custom map in cui non bisogna vederci? Perché alla fine per voi è meglio, ci vedete bene nel video. Non è una cattiva idea, no, sa? No, no, ti che idea. Cavolo! Perché ti devo sempre mancare? Perché? E vabbè, ci vai fuori diritto. Vivi! Che gli del cavolo! Pa! Tu hai una griglia del cavolo, veramente. Dovete sempre controllare se è del cavolo o del broccolo. Mi raccomando, quelle non del sbagliare. Non si possono quelle prendere. Del broccolo non si può. Se cercate di colpire una gallina al primo tentativo non muore, vuol dire che è del broccolo. E non dovete. Anche Ello un po' la testa di no! Questo. No! Zanzi, schifoso! Schifoso, puzzolente! Questo qua è un difensore dei cavoli! Accidenti a lui! Maledetto! Maledetto! Io che oggetto posso fare? Vediamo un pochino. Direi che un oggetto che potrei fare, per esempio, sono il calderone. No, non sprecare il ferro per il calderone. E l'ho capito, ma guarda, se trovassimo la sella ce l'abbiamo fatta. Non troviamo mai la sella. Dici? Perché posso fare questo? No, io dai, faccio il calderone. Dai, no, ci no, sto. No, non calderone! Farlo, no. Calderone! Fatto, se. E già che ci siamo, visto che chi vuole assolutamente un piccone, le farò assolutamente, come dice lei, un hopper! Sì, un hopper! Un hopper! Sì! Precone! Dai, sei andato nell'altro mondo? Oh, ecco qua, abbiamo 2 nuovi oggetti! Yeah! 10 oggetti, perfetto! Mi sa che ti sostituisco con un modello no, funzionante. Ora dobbiamo andare a cercare sicuramente sottoterra se troviamo... una strada. Esatto, se troviamo magari delle rovine dove troveremo una sella, se siamo fortunati, anche della redstone ci serve e della roba del genere. Va bene, anche dell'oro, sì. Visto che tempo sarà notte, vieni giù con della lana e del legno. Andiamo, della lana e del cibo, legno. Del cibo, perché ho fame. No, cibo! Chi vuole una fetta di sedere di pecora? No. Io!
Ma sono tutte fatte a birch, sono! Visto sono che fatte belle. A birch, sono! Tutte bianche e nere, l'avete notato? Eh sì, sono tutte bianche e nere, si schifa! Ah! Più che altro sto mangiando pecco questa volta! Sei veramente una persona crudele! No, tranquilla, prendo anche qualche fetta di mucca! Mucca! Sei una persona crudele lo stesso! Bisogna mangiare pure, questo qua è un mondo crudele! Chi ha la spada mangia, e chi non ha la spada crepa, io lo sto sai! Sto picconando e ho finito il piccone! Dov'è sta? Ho muccaccia! Sono dei miserabili pezzettini di ferro! Va bene! Guarda, pensava di nascondersi e invece no, riesco a vedere attraverso le pareti. Attraverso le galline del cavolo. Hai mica, tu le hai mica trovate delle cose da zucchero? No. E allora le ho trovate io, così possiamo farci le pagine. No, possiamo farci come che si cosa? Chiama, la torta di zucca. La torta di zucca, è vero, abbiamo tutti gli ingredienti per la torta sì, di zucca. Sì, grande. Credo. Solo due le ho trovate, ma dai, ma che schifo. Una zucca. Una gallina e dov'è il pomodoro? Non hai zucchino. Questo, ecco fatto. No, non ci vuole il pomodoro. Che cosa ci voleva? È l'uovo di pomodoro. E abbiamo un nuovo oggetto incredibile. Yeah! Ottimo. E guardate, se riuscissimo a trovare un deserto, abbiamo finito. Quindi ci sarebbero due cose da fare: andare a sperare di trovare una miniera oppure lanciarci nella ricerca di uno. Di un Batman che lui deve ha fatto una strada morire. Sotterranea se mi dà un'occhiata. Vabbè, io provo a fidarmi di chi li ha sbagliato. Io ho fatto le scale, ho fatto la stradina per bene. E vediamo poi. Quanti ne sta. Un po' con la bedrock. Vi immaginate, ma anche se fosse realistico, ogni volta che uno prende una testata al gioco, vi prende una testata anche nella realtà. Perché non puoi? Se vuoi, per rendere più realistico, te la testata. Sì. Non mi scavare sotto perché i piedi. Perché non scavare sotto i piedi? Lapislazzule! Lapislazzule, sì! Incredibile! Lapislazzule, sì! Ottimo! Ok, cerchiamo di trovare. Chi vuole fare dell'acqua? Chi voleva dell'acqua? Possibile! Bene! Pessima idea non venire qua senza acqua! E vabbè, mi sa che torno in superficie a cercare dell'acqua. Non hai secchio, amore, non... che vado a cercare dell'acqua. Vabbè, ma c'ho il ferro. Non ce l'ho il ferro. Chi ce l'ha il ferro? Ce l'hai in mano no, tu? Non c'è niente più. E allora sarà sul ferro. Scusa, ma non potevo cosa? Lastrizzarle. Vuoi lastrizzare tutto? Lastrizzalo! Aggiungiamo una nuova parola alle crusche. Che ne dite? Lastrizzalo. Sì. Ho trovato tre pezzi di ferro. Sì, brava, proprio quelle che mi servono. No, vabbè, io vado qua e cerco di prendere l'acqua. Aspetta, dai che ce l'ha. Ai, non c'è. Ma non avevamo Ma appena detto che ho trovato il ferro adesso, cosa vuoi? Ce l'avessimo del ferro da parte. Ma non ci abbiamo niente da parte. Perché? Oh, torno sulla testata, aspetta. Va bene. Torna sulla testata, va bene. Io direi che è notte. Ma fai il letto? No, vado a mangiare sta... È un fantasma! Fantasma maledetto! Ho incrociato i flussi ed è morta la pecora. Serve uno scheletro. Guarda uno scheletro! Non è uno scheletro quello. Vedrai che dopo che sarà morta diventa uno scheletro. Maledetto, ciao scheletro! Proprio te cercavo. Pici. Sta ammazzando! Mi sta ammazzando lo scheletro maledetto. Va bene, anche uno zombie volendo. Qua che vuole salutarci, ma lo lascerò lì perché è troppo simpatico e non me la sento di tenerlo tutto per me. Scheletro maledetto! Scheletro maledetto! Maledetto! Accidenti a lui! Allora, è fortissimo! Ascolta, se torni nel nostro sgabuzzino troverai un... l'ho perso, no, l'ho visto. Troverai tre pezzi di ferro che cuoce. Grazie così mille. Puoi farti il secchio e infilarci la testa dentro. Oh, proprio quello che speravo. Mi hai lasciato del cibo, non è che mi hai portato via tutto. Mi hai portato via! Ma tu sei... Cuocici le pecore, piuttosto. Cuoci le pecore che ha finito di cuocere quello. Due ne ho! Cuocile, veloce. Sì, ho capito, ma mi lasci sempre da solo. Mi abbandoni, certo. Va bene. Ok, proviamo a prendere altro cibo. Appena lo posso prendere. Ok, ho il secchio d'acqua. Così mi piace il secchio d'acqua. E adesso che ho il lapislazzuli, ho anche un osso. E posso farci quindi il colorante. Oh, aspetta, no, posso farci... No, non è proprio quel colorante. E no, come lo faccio quell'altro? Ora devo ripensarci un attimo. Non me lo ricordo. Magari lo scurisco ancora. No. Come si fa? Magari ci vuole del verde. Mi viene il dubbio anche a me, sai. No. Non me lo ricordo. Vi immaginate se ci volesse il verde per fare il cian. Ah, oh, ciao. Che bello. Vedi, sono arrivato io a portare bellezza e sanità scemenza, mentale. Sì. Molta sanità mentale. Magari sono dei diamanti, qualcosa del Speriamo genere. Speriamo proprio di sì. Dai, cerca dei diamanti. Troviamo dei diamanti. A quel punto ci basterà trovare il libro e abbiamo finito. Salve, buon uomo. Buon uomo. Ora la faccio cadere nella lava. Eh sì, ma gli ho tolto la lava. Ma possibile?
Maledetto, ora butto la lava, la butto la lava, buon uomo, buon uomo, muoio! No, no, basta, mi salvi, muoio. Mi salvi, mi salvi! Mi sono salvato da solo, perché devo sempre pensare, dammi delle bistecche, dammi la pecora, intanto non le mangio le pecore. Nulla, sì, che sei piena, sto muovendo, Lolo, ci facciamo la pala. Sì, infatti, Lolo, ci facciamo la pala, dammi... la redstone non ci serve. La redstone sì, mi vuoi dare del cibo? Ho detto di no. Dammi il cibo. C'era la lava sotto. Ecco, meno male sei stata salvata. Ok, abbiamo l'oro, benissimo. Così ci facciamo subito la pala palosa. Ma me l'hai fregato dell'oro. Appoggiamo la fornace, non nella crafting table, ma qui vicina. Batman! Mi è passato Batman, probabilmente volevo mettere la fornace, voleva... Batman, vieni qua che ti cuocio, no, se ti interessa tanto andare nella fornace. Allora, io direi di mettere sotto del coal e cuocere qualche pezzettino di cobblestone. Mi dai dell'altro legno che ti ho dato? Non l'hai lasciato su? No, l'ho lasciato su. Come l'hai lasciato su il legno? Che cosa fai di cuocere il legno? Non lo voglio cuocere! Per tutto! Ah. Non ci credo! Non ti odio! Ti detesto! Sei una roba, perché hai lasciato il legno a casa? Noi potevamo farci... Vabbè, allora, intanto siamo farci la pala... Facciamo così, allora... Cuoci... Ma abbiamo messo la cobblestone! Abbiamo messo la cobblestone! Dai, sei un griffer come in Craft of Clans. Se non avete visto, io abbiamo fatto vedere Kyria griffer. Guardatelo, perché è una cattiveria tua. Ho cercato di diseredarla, ma è difficile. Sì, purtroppo. Perché non sono sua figlia, te vuoi andare? Cerchiamo di fare la nostra palla e abbiamo un altro oggetto. Zan. Io sto cercando diamanti. Aspetta, guarda, se avessimo il cian, certo, se avessimo anche il legno, io potevo fare, ci serve per forza il verde, se abbiamo il verde vinciamo praticamente, è tutto in base al verde, esattamente, sì, maledizione. A questo punto le nostre tattiche migliori sono andare a sperare di trovare una sella in un dungeon, che ovviamente non è un bel rischio, un oppure cercare il diamante e andare a fare il libro, oppure sperare di trovare un deserto per avere il verde con cui finire la colonnina centrale, scusate, la riga centrale, oppure anche la diagonale da alto a sinistra a basso a destra, perché possiamo fare il cyan e non mi manca niente, mi manca uno stick e potrei fare anche la roba di redstone. Quindi ci sono davvero tante cose che potremmo fare al momento. Mi chiedo quale sia la tattica migliore. Consigliateci voi quale delle tre tattiche seguire, così almeno nella prossima puntata cercheremo di finire questa mini serie con Bingo V3 1.9. grazie di cuore per essere stati con noi e alla prossima. Ciao.